Si è fermata all'ultimo match, quello che la vedeva impegnata contro Milano, la scalata della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nell'edizione 2021 delle Final Eight. Un sogno interrotto soltanto alla finalissima, dove Pesaro è stata sconfitta per 87-59, ma che ha regalato gioie ed emozioni a tutti i tifosi biancorossi, che hanno potuto assistere ad un'impresa che non si vedeva da anni. Le vittorie contro Sassari nella prima gara e Brindisi in semifinale sono costate sudore e fatica ai ragazzi di coach Repeja, che si sono quindi aggiudicati il secondo posto nel torneo di Coppa Italia. Tra i biancorossi, il miglior realizzatore della serata finale è stato Tyler Kane, autore di 15 punti, mentre a Henry Drell è andato il premio come Best Offensive Player delle Final Eight 2021. Tante le dimostrazioni di affetto manifestate dai tifosi, a partire dagli striscioni dedicati alla squadra, fino ai messaggi e alle immagini diventate virali sul web per omaggiare il lavoro svolto da coach Repeja e dalla sua squadra. Proprio Repeja nel post partita contro Milano si è complimentato con i ragazzi per il traguardo raggiunto. Vorrei fare complimenti ai miei ragazzi, mia squadra, ai miei giocatori, a tutta la società, a tutto staff, ecco, merito tutti quanti per come siamo stati qua, con una squadra vera tutti questi giorni e per lavoro che abbiamo fatto uguale, non sono 3 giorni fa, uguale fino adesso in questi 5 mesi. Come gli ha detto dentro studio, dobbiamo andare avanti così, orgogliosi, sfidare se stessi ogni giorno e competere contro ognuno. Tra i sostenitori d'eccezione che hanno accompagnato la squadra in queste importanti giornate di competizione, anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l'assessore con delega allo sport Mira Della Dora. Grande l'entusiasmo manifestato per il risultato raggiunto anche dal presidente del consorzio Pesaro Basket, Luciano Amadori. Siamo sicuramente un metro sopra il cielo, a un dito dal paradiso, se vogliamo dire così. Ieri c'è stato un po' il rompete le fila perché è finita la partita, il coach è salito in macchina ed è tornato a casa sua e quindi sono tornati nel pullman i giocatori con Walter Magnifico e poi insomma, però finita la partita nello spogliatoio, insomma, potete immaginare. È stata molto molto tosta la cosa, perché giocare sempre la seconda partita, poi una con un supplementare, le cose poi sono andate sempre alla lunga, arrivavamo in hotel tardi per mangiare, dormire, poi chi doveva fare l'antidoping non era semplice, arrivava ancora più tardi, insomma è stata molto molto difficile. Per i ragazzi, per la gestione generale, però direi che è andata molto bene. Giovedì la puntata di Insieme a Canestro sarà una puntata non propriamente popolata da ragazzini, ma tutta popolata da personaggi che hanno fatto la storia di Pesaro nel basket, ovviamente, e non hanno vinto a caso delle Coppe Italia. Vuoi farci l'elenco di chi sarà ospite giovedì? Beh, intanto porteremo la coppa. E questo è il primo ospite. Assolutamente. Poi, per non essere il più anziano, porteremo Franco Pertini, che chiaramente fa parte della storia, l'enciclopedia vivente della nostra società. E della pallacanestro italiana. Porteremo i due alfieri, Walter Magnifico e Ario Costa, e quindi insomma penso che sarà una bella puntata, racconteremo quello che è successo, quello che avete visto e quello che non avete visto nel dietro le quinte, e parleremo anche delle coppe precedenti.